Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Buongiorno! Allora, bene, bene, siamo qui per la seconda giornata degli Odoo Days. Ieri abbiamo visto, diciamo, una giornata abbastanza ricca di contenuti. Il riscontro che ho avuto è decisamente positivo, per cui poi abbiamo fatto anche una bellissima foto dove ci fa vedere tutti insieme, siamo tantissimi. L'ho già pubblicato su LinkedIn. Ci siamo tutti ed è una cosa bella, un bel colpo d'occhio, perché vuol dire che questa è una community viva e che crea interesse nelle persone, nelle aziende, insomma. Questa è anche la nostra missione, per cui la sposiamo e riusciamo anche a raggiungere degli obiettivi interessanti. E qui siamo qui per questa seconda giornata, continueremo ad avere talk interessanti, momenti di confronto. Quello di ieri a fine giornata, ai margini della giornata, insomma, è stato un momento importante al quale daremo seguito, sul quale dobbiamo costruire, continuare a costruire, così come i nostri valori li andiamo a rispecchiare: condivisione, costruire ed etica soprattutto. E accendiamo questo, ok, ci sono, benvenuti. E poi eccola qua, questa foto me l'ha mandata Alessandro Camilli stamattina. Stiamo parlando del 2011. Che brutte facce. C'è qualche brutto ceffo che si riconosce qui, no? Ci sta, vabbè, Rosario arriverà per pranzo come ieri, Alessandro, Carlo, Piero, Sergio, Giuseppe, io, insomma, Davide Corio. Questa è data e foto? Qui siamo nel 2011, da Cecchi a Firenze. Eravamo giovani. È un gruppo che è cresciuto ed è esploso ad arrivare alla foto di ieri, cioè questa è la cosa bella. Volevo capire. Una decina. Poi mi occuperò di recuperare le foto dei vari negli anni. Credo che Marcello stia facendo un giro largo per capire perché questo tracollo. Vai, fuori. Seconda giornata. Allora, nella seconda giornata, prima di iniziare, io invito un attimo qui Marcello insieme a me, perché diciamo il contributo del PNLUG è un contributo importante che riceve l'associazione Odoo Italia, e viceversa l'associazione Odoo Italia dà un contributo importante al PNLUG. Sergio, scusami, gli avvicino un attimo il microfono. Loro stanno facendo dei progetti interessanti, tant'è vero che sul nostro portale trovate la ISO di Odoo versione community già utilizzabile, che è un lavoro che hanno fatto loro e che torna utile chiaramente poi a tutti. Chi vuole provare Odoo per la prima volta se lo può scaricare, se già trova tutto bello, bello completo. Non sappiamo accendere il microfono. Questo è grave, cioè sai fare la ISO di Odoo ma non riesci ad accendere. Ecco qua. Troppo è complesso. Vai. E io lascio la parola 5 minuti a Marcello, così ci illustra un attimo. Buongiorno. Qual è il progetto. Tra l'altro lui fa parte del direttivo, per cui è sì, uno sì, di quelli che una doppia ci mette energia. Grazie, grazie. Io occupo la doppia veste perché sono il direttivo di Odoo Italia e anche faccio parte del PNLUG, e anche lì abbiamo fatto un piccolo gruppo all'interno del Linux User Group. Per chi non lo sapesse, PNLUG sta per Pordenone Linux User Group, e lì abbiamo fatto un gruppetto di persone che seguiamo Odoo. Per fortuna a Pordenone c'è tanto interesse, tanto movimento di open source, il polo tecnologico di Pordenone ci accoglie come sede, è una sede molto interessante, sì, molto bella, spaziosa e importante. Ci troviamo tutte le settimane alla sera, dalle 7:30 in poi, e c'è sempre un bel gruppo di gente folto che viene a trovarci, chi è appassionato dei software per vari tipi, chi ci porta il PC perché vuole installare un Linux e non è capace o ha problemi, quindi gli diamo supporto e assistenza contro una quota di associazione di 5 euro annua. Insomma, è bello anche fare questo giro qua. Lo scopo del Pordenone Linux User Group è la diffusione del software libero innanzitutto, a prescindere di che software si tratti. E quindi lì è nato il gruppo Odoo. Col passare del tempo noi ci siamo autoformati
perché non avevamo riferimenti a cui andare a attingere informazione, ci siamo autoformati con una formazione attraverso dei libri di Daniel Reis, abbiamo imparato un po' ciascuno, ci siamo trovati per un anno tutti i giovedì sera per impararli, un po' ciascuno, ci abbiamo costruito chi sapeva una cosa, chi sapeva un'altra, alla fine abbiamo finito questo benedetto libro, abbiamo fatto per prima volta la nostra app, un'app per la gestione delle sagre, quindi abbiamo informatizzato le sagre paesane. Ha avuto un bel successo, ne abbiamo diverse sagre paesane, perché ovviamente anche noi facciamo parte delle sagre paesane del nostro luogo, e quindi abbiamo dato da mangiare a parecchie persone, tutto con i touchscreen, quando al McDonald's non lo faceva, noi l'abbiamo fatto per primi. È stata una bella soddisfazione. E era un esperimento per dimostrare che eravamo arrivati a buon punto, insomma, che avevamo capito come funzionava la cosa. Nel frattempo lì ci siamo avvicinati a Udo Italia e abbiamo unito le forze, è nato la ISO, come abbiamo detto, che non è altro che un file, un unico file pronto all'uso, ready to use, lo scaricate, per chi non è adatto, non sa come si fa, si scarica il file ISO, se lo aggancia a un hypervisor, a una macchina virtuale, ed è subito operativo un Ubuntu con Udo già configurato per la localizzazione italiana, con tutte le app italiane e anche tutte le app dei OCA pronte all'uso, quindi è immediato. In più, avendolo una chiavetta USB, se lo può installare sul proprio PC senza intaccare il software originale, se lo può mettere in dual boot, insomma, c'è varie cose. Che versione? La 12. Abbiamo fatto sulla 12 ancora 2-3 anni fa, adesso che abbiamo la 14 sicuramente la andremo ad attualizzare. Oggi invece sono qua perché andiamo oltre, cioè, abbiamo detto benissimo, abbiamo fatto tutto questo percorso, molto bello, molto interessante, però ci manca un più. Ci tornano, a me arrivano delle informazioni, delle richieste di persone a Pordenone che mi chiedono, ma anche noi vorremmo imparare Udo, ci piacerebbe avvicinarci, sappiamo che questo bel software, il polo tecnologico ci fa anche di acustica, quindi fa entrare sulle aziende, ci chiedono informazioni. E quindi torniamo al discorso, come si fa? Bisogna insegnare a queste persone a usare Udo e a capirlo. Ed è lì è nato, se lo puoi ubicare, la sfida di fare una formazione di Udo a 360 gradi, non con lo scopo di formare persone finite. Quindi abbiamo strutturato una formazione che è distribuita sui macro argomenti, quindi parliamo del corso base per un utilizzo, quindi formazione di funzionale, un corso avanzato per una maggiore capacità di personalizzazione, quindi una formazione sempre funzionale a livello 2, quindi il primo è il ciclo attivo, fare una fattura, entrata, una fattura passiva, un'attiva, il secondo magari configurare qualcosa di più, andare seconda parte è un po' più orientata sui servizi web, che la prima non la vediamo perché non esponiamo il server all'esterno, il secondo invece si insegna anche un po' a mettere il reverse proxy, fare un po' di sicurezza. Poi andiamo sulla contabilità italiana e nello specifico ci sarà la funzionalità per tutto ciò che riguarda il nostro pane quotidiano di L10 NIT. E poi ci sono i due corsi di sviluppatore base, avanzato, e l'ultimo la gestione produzione e logistica. Questo è un corso che noi lo intendiamo fare, non, ripeto, non per formare le persone a essere capaci di operare con Udo, perché sapete benissimo che è una cosa impegnativa, ci vuole tanto tempo. Il nostro intento con questa cosa qua è avere due risultati. Dare risposta a chi mi chiede di avvicinarsi a Udo e poter dare un modo per dire e questa è la nostra idea. Saranno corsi serali una volta a settimana, per ogni corso sono 8 serate, quindi distribuite per tutto l'anno in pratica, a un costo molto accessibile, 150 euro mi pare che ci sono di corso, insomma, pensiamo di fare una chiavetta, un disco esterno in modo tale che ognuno si porta il PC, mette il disco esterno, lavoriamo sul disco e quindi ognuno è autonomo. Ma lo scopo qual è finale? Avere due risultati, trovare delle persone che hanno la deformazione, la malattia, chiamiamola così, cioè chi effettivamente ha questa indole, come siamo tutti noi, che siamo deviati mentali per avvicinarsi a questa cosa, dandogli questo spunto sicuramente che troveremo delle persone. E allora avremo la possibilità di dire, bene, se ti interessa continuare a approfondire la cosa, gli daremo gli strumenti adatti per poterlo fare al di fuori di questo corso. Chi non ce la fa, perché non è del mestiere o non è lo scopo nostro portarle, comunque faremo formazione sia per software libero, che è lo scopo del PNLUG, e anche formazione per Udo.
Perché un altro problema che ci troviamo frequentemente è che quello che viene, che si avvicina a noi, chiedendoci di Udoo, non sa neanche cosa sia. Ha sentito parlare, ma non sa cosa vuol dire che sia open source, non sa cosa vuol dire un ERP, non sa cosa aspettarsi, e fondamentalmente ci capitano delle richieste assurde. Perché ci dicono, ma perché se io vado sul sito udoo.com, con 10 euro sono a posto, cioè pago 10 euro e la fattura, e dopo in realtà se voglio metterlo a casa mia mi costa molto di più. Cioè contestano il fatto di dire, perché da una parte mi proponete una cosa che mi costa 10 euro e se io invece dovessi portarlo a casa mia mi serve un consulente che mi faccia capire come farlo funzionare, mi serve, cioè manca la cultura di base per capire cosa è un ERP e cosa ti può dare. Quindi con questa cosa qua noi vorremmo fare un po' di formazione a 360 gradi, dire quello che è un software, cosa si può pretendere, cosa ci si può fare. Introdurli al mondo Udoo sostanzialmente, che sì, è un passo importante. Un anche. Passo importante. Questa cosa qua noi abbiamo intenzione di provarla quest'anno, 2022, iniziamo a gennaio 2022 quest'anno qua, e faremo tutto l'anno di formazione. È un esperimento. L'intento nostro di PNLUG è, una volta che abbiamo formalizzato questa cosa, ripeterla e proporla a altri LUG. Immagino anche voi siete parte, ma tanti di voi farà parte dei LUG dei vostri paesi. Quindi l'intento nostro è creare un protocollo, un meccanismo che sia replicabile per avere questo risultato. Quindi distribuire informazione, avere formazione e contestualmente attirare, calamitando quelli più interessati, quelli che hanno che diventino anche i collaboratori. Chiaro. Questa era la notizia che ci interessava un po' trasmettere in questa circostanza, che va a entrare tutto nella sinergia. Rientra nel discorso che abbiamo anche iniziato ad anticipare ieri sera, per cui diciamo tutto abbastanza coordinato da questo punto di vista. Quindi durante l'anno, o magari un po' più avanti, avremo dei feedback o positivi o negativi, andremo a tenervi aggiornati come va. Come sempre è importante fare il primo passo, poi piano piano no? si migliora. Si può migliorare. Grazie okay. Marcello. Prego, grazie a voi. Il microfono a Sergio. Tra l'altro, aspettate che recupero la mia di slide. La cosa bella è che il PNLUG sarà una delle prossime tappe degli Udoo Days, quindi saremo ospiti a Pordenone. Adesso dobbiamo vedere un attimo in che periodo, quando farlo, però lo spirito della manifestazione è che questo deve essere un momento itinerante, per cui noi giriamo le diverse città in maniera tale che... No? Certo, poi chi vuole si può proporre e andiamo a promuovere Udoo nelle varie città. Prova. Vi ricordate ieri ho detto avrei parlato di una sorpresa? Cioccolatino. No, basta, cioccolatino perché... Una delle cose che secondo noi del direttivo, ma anche più di qualcuno... dell'associazione ha espresso, manca, è il fatto di avere, come dire, una sorta di legittimazione in quello che stiamo facendo. Cioè noi ci autolegittimiamo con la presenza, con la partecipazione, con il riscontro che abbiamo, però c'è qualcosa che manca. È una delle cose che vogliamo raggiungere entro la fine del 2021, questa è una sfida, perché il 2021 è quasi finito. Certificazione sulla localizzazione Udoo Italia, contabilità italiana. Il primo certificato è Mario Rossi, non poteva non essere lui. Allora, il discorso qual è? Sostanzialmente è il fatto di poter dire, così come ci si certifica per Udoo, con Udoo Enterprise, ci certifichiamo sulla contabilità italiana, perché in qualche modo 10 anni di moduli scritti hanno costruito uno standard. Cioè noi non stiamo parlando di una customizzazione fatta così qua e là per andare a coprire le varie necessità, stiamo parlando di uno standard con qualità elevata nella scrittura dei moduli. Tanto è vero che, ripeto, le mie PR ormai non le approvano più. Però il discorso è questo qui. Udoo Italia, rete dei partner italiani, consulenti certificati di localizzazione italiana. E questo chiaramente è un elemento di qualità in più che continuiamo ad offrire sul mercato italiano. Per cui questa è la sorpresa che vi ho voluto anticipare, è una cosa a cui personalmente tengo molto e ho trovato la condivisione totale da parte del direttivo su questo. E per cui tenetevi pronti, studiate,
perché inizieremo ad avere la certificazione di Odoo Italia. Grazie. Mi fermo qui perché fra un po' cominciamo con argomenti seri, adesso basta con le mie chiacchiere. Vi ricordo sempre di seguire l'hashtag, di condividere i momenti della giornata. Ieri c'è stato un boom su LinkedIn e Twitter, cioè, foto, vuol dire insomma che stiamo facendo bene, gli argomenti sono apprezzati e più condividete più facciamo bene a tutta la causa che Odoo Italia rappresenta in questa sede.